E se perdessi tutto il mio make-up? Non scherziamo, non scherziamo, ma ho visto questo video da Chiara, Chiore83, mi è piaciuto un sacco e voglio riproporvelo. Se dovessi perdere tutto il mio make-up, a parte la crisi isterica che mi verrebbe inizialmente, cosa ricomprerei? Partiamo, non ho messo la matita labbra perché io non utilizzo matite labbra per il contorno, cioè le utilizzo come rossetto, ma ho preferito mettere un rossetto. Partiamo dalle sopracciglia. Se dovessi perdere tutto, ricomprerei assolutamente il Brow Pot di Nabla. Io ce l'ho nella colorazione Uranus e praticamente l'ho consumato tipo per metà. Non avrei mai pensato di utilizzare così tanto un prodotto per le sopracciglia, ma adesso non ne posso fare a meno e questo è quello che mi piace di più insieme alla loro matita. Però questo mi piace molto 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 di più, è il mio preferito. Andiamo avanti, allora vediamo cosa ho preso. Allora, come correttore, sicuramente già lo sapete, ricomprerei e ho ricomprato, ormai non ricordo più quante volte, l'HD di NYX. Mi piace tantissimo, io lo compro nella colorazione CW04 che è il beige. E mi trovo benissimo, mi piace un sacco, l'ho ricomprato, vi ho detto già non so quante volte e lo ricomprerei, sarebbe questo che correrei a ricomprare immediatamente. Allora, cipria, la cipria io è un prodotto che utilizzo veramente poco. Al massimo ci fisso il make-up, ma utilizzando prevalentemente fondotinta minerali, spesso e volentieri non ci fisso neanche il correttore, ho detto make-up, vabbè, insomma, non ci fisso neanche il correttore. Quindi è stato difficile, ma una cipria che mi è piaciuta molto, ve la faccio vedere, è praticamente finita e quindi la dovrei ricomprare, è la Flat Perfect, la Lavaster Touch della linea Flat Perfection di Neve Cosmetics. Questa è una cipria che mi è piaciuta molto, è lievemente, cioè a base colorata, non è trasparente. Però non si vede sul viso. E in estate solitamente la utilizzo proprio al posto del fondotinta per uniformare l'incarnato, per tenere a bada un pochino la lucidità che ho sulla fronte. E quindi sicuramente è questa che ricomprerei e ci sta che la ricompri anche perché alla fine ne è rimasta veramente, veramente poca e non riesco tanto bene a prelevarla dai lati. Quindi comunque ricomprerei la Lavaster Touch di Neve Cosmetics. Rimanendo in tema Flat Perfection, il fondotinta che ricomprerei in assoluto, ce ne sono diversi che mi piacciono e che ricomprerei, ma in assoluto sono certa al 100% che ricomprerei il Flat Perfection di Neve Cosmetics. Lo adoro, l'ho ricomprato tantissime volte e non mi stanco mai. L'ho praticamente ripescato adesso che è arrivata la primavera, ne passo un velo leggerissimo, non è coprente, non copre quasi niente, poi il velo che passo io è tipo cipria, quindi copre ancora meno, però mi piace perché mi uniforma l'incarnato, mi fa la pelle proprio bella, cioè quando lo passo mi vedo la pelle molto più bella, più radiosa, mi piace un sacco, quindi assolutamente ricomprerei il Flat Perfection di Neve Cosmetics come prima scelta. Poi ne comprerei anche altri, ma come prima scelta ricomprerei assolutamente il Flat Perfection. Andiamo avanti. Come blush, allora, ci sono diversi blush che mi piacciono, ma questo ce l'ho da pochissimo, ma lo adoro, cioè mi sta piacendo tantissimo. È vero che ce l'ho da poco, ma siccome è quello che mi piace in questo momento, è ricaduta lì la mia scelta. Magari se avessi fatto questo video in un altro momento ne avrei scelto un altro, ma adesso sono sicura che se perdessi tutto in questo momento ricomprerei questo. Sto parlando del Lip to Cheek di Puro Bio. È da utilizzare sia sulle guance che sulle labbra. A me sulle labbra non piace, soprattutto questa colorazione che è la 01, che è quella aranciata, sulle labbra è tremendo, cioè proprio tremendo, ma sulle guance è bellissimo e poi cioè, rimane lì tutto il giorno, cioè se non ve lo struccate voi lui resta lì, cioè vita naturale durante, è veramente fantastico e mi piace proprio l'arancio, è quello che ho su anche adesso, non so se lo vedete, mi piace anche comunque l'arancio. Mi piace. Allora, avrei comprato forse lo 02 che è quello rosato, ma quando l'ho acquistato era terminato e quindi ho preso lo 01, ma vi devo dire che non mi sono pentita per niente, anzi, mi piace un sacco. Poi, sull'illuminante non ho dubbi, non ho dubbio alcuno, riacquisterei sicuramente l'illuminante di Puro Bio. Eccolo qua, io ce l'ho. Questo è lo 01, allora la cialda, non mi ricordo, ma è lo 01?
Sì, 01, però ho anche la versione rosata, ma questo mi piace molto di più. È fantastico, veramente fantastico, cioè super super illuminante. Guardatemi il dito, è super super illuminante, cioè lo vedete? Non ve lo avvicino perché si vede lo stesso, cioè è clamoroso. Mi piace perché io lo utilizzo sia come illuminante, ma soprattutto come ombretto sulla palpebra mobile. Fantastico. O sulla palpebra mobile e faccio soltanto la piega e scurisco leggermente l'angolo, o tengo tutta la palpebra mobile un pochino più scura con un colore matte e lo metto nell'angolo ed è bellissimo in ogni caso, cioè mi piace tantissimo. Quindi non ho assolutamente dubbi, ricomprerei sicuramente l'illuminante di Puro Bio e volendo potete anche solo prendere la cialdina, quello fate voi, e attaccarla magari in una palette di quelle magnetiche. Io ho preso anche questa, ma non è necessario, quindi è carina anche questa cosa perché potete scegliere se prendere anche il pack oppure no. Andiamo avanti, cosa ci è rimasto? Allora, il mascara, non ho dubbio alcuno, proprio zero, non ho nessun dubbio, riacquisterei sicuramente subitissimo e vi dico già che lo riacquisterò una volta terminato il Dark Love di Clio Makeup. È una roba fantastica, cioè è bellissimo, è il mascara più bello che io abbia mai provato. E sapete che io sono stra super fissata con i mascara, ma sono fissatissima. Da quando ho comprato questo, credo di non averne. Oh, perdonatemi se ogni tanto la luce va e viene, ma gli faccio ombra a seconda di come metto le mani, va bene. Io sono fissatissima con i mascara, ma da quando ho comprato questo, credo di averne comprato forse soltanto uno. Sì, ho comprato quello rosa di Maybelline, ma cioè, ragazze, questo mascara vince su qualsiasi altro mascara che io abbia mai provato nella vita e ne ho provati veramente, veramente tanti. Fa le ciglia belle, lunghe, cicciose, nere e poi vi dura tutto il giorno, cioè ragazzi, è bellissimo. Lo ricomprerei sicuramente, lo ricomprerò sicuramente, è diverso. Però comunque se perdessi tutto, la mia prima scelta ricadrebbe sicuramente sul Dark Love di Clio. Andiamo avanti, allora vi dico la palette. La palette è stato difficile, veramente. Io le ho tutte, le vedete queste? Sono le mie palette. Ero indecisa se mettere la Huda Beauty, quella mauve, che mi piace tantissimo, o la prima palette di Nabla. E poi mi sono detta: qual è la palette che sto utilizzando di più in assoluto nell'ultimo periodo? È questa che mi sono fatta da sola. Di Clio, allora è la First Love, è la My First Love. Allora, io ho anche la First Love lì, l'ho comprata insieme a questa palettina piccolina che mi sono composta da sola. Questa è la palettina con quattro colori e utilizzo soltanto questa. Va bene, cioè le ho acquistate tutte e due. Ho acquistato anche quella grande perché la bramavo tantissimo e poi alla fine utilizzo soltanto questa. Gli ombretti di Clio sono di una qualità eccelsa, sono morbidi, sono setosi, non sono polverosi, sono super scriventi, mi piacciono un sacco. E questa che ho composto io con questi quattro colori mi piace davvero tantissimo. Versatile, ci faccio un sacco di trucchi, cioè l'ho composta pensando già ai make-up che avrei potuto realizzare perché mi sono detta è comoda da portare in viaggio. Scusate, è comoda da portare in viaggio, ci metto quattro colori con cui posso realizzare almeno due o tre make-up diversi. Così ho fatto ed effettivamente così è bellissima, mi piace tantissimo e sicuramente alla fine ricomprerei una di queste piccoline perché te la puoi comporre come ti pare e la qualità è davvero fantastica, cioè non è assolutamente... paragonabile alle più blasonate, secondo me, e io se fossi in voi, se non ne avete mai provato neanche uno, ci farei un pensierino. Non importa che magari prendiate la First Love, potete comporvela come vi pare. Poi quando l'ho presa io c'era l'opzione, c'era l'offerta che con quattro cialdine vi regalavano la palettina. Voi potete anche non comprare la palettina, potete mettere dove vi pare perché sono magnetiche. Sono magnetiche, vero? Penso di sì. E niente, mi piace veramente tantissimo. Quindi, sicuramente alla fine ci ho dovuto riflettere tanto rispetto agli altri prodotti. Cioè, gli altri prodotti ero sicura. Sulla palette ci ho dovuto riflettere un po' di più, ma sono sicura che come prima scelta, vi ripeto, sarebbe comunque solo la prima scelta. Perché poi, ovviamente, di che parliamo, ricomprerei anche tutto il resto. Ma la prima scelta sarebbe assolutamente questa.
Andiamo avanti, sono rimasti i prodotti labbra. Ho scelto un rossetto classico, un rossetto liquido e un gloss. Partiamo dal rossetto classico, che è questo, brava Elena, che è questo che sto indossando adesso, che è il Lolita di Kat Von D. Cioè, è il mio rossetto, credo, preferito. Questa è la colorazione, la vedete sulle mie labbra. Lo adoro, è il rossetto, ne ho veramente tanti di rossetti. Non so se avete visto il mio video decluttering, ne ho davvero, 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 davvero tanti. Dovrei smettere di comprarne, ma va bene, qui lasciamo perdere. Però questo è assolutamente il mio preferito. Questo insieme a Rudolf di Mulac. Però, ripeto, come prima scelta sicuramente andrei a riacquistare Lolita, perché è quello che effettivamente ho più indossato. Perché comunque è uno di quei rossetti che sta bene di giorno, sta bene di sera, sta bene con qualsiasi make-up. Io adesso praticamente non ho quasi niente. Cioè, ho solo una base, il mascara, il blush e ho messo il rossetto. Mi piace tantissimo. Vi ripeto, con qualsiasi tipo di make-up, con qualsiasi tipo di look, con qualsiasi tipo di tempo, eccetera. Quindi sicuramente riacquisterei Lolita di Kat Von D. Come rossetto liquido, anche qui non ho avuto assolutamente nessun tipo di titubanza. Assolutamente andrei a riacquistare Androgyny di Jeffree Star. Io adoro i rossetti liquidi di Jeffree Star, sono i miei preferiti in assoluto, come formula, come performance, come tutto, sono i miei preferiti. Ero indecisa se mettere anche 1982 di Clio, ma questo mi piace molto 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 di più, li adoro. Ne ho soltanto 3, devo rimediare assolutamente, ma mi piacciono tantissimo, e Androgyny lo ricomprerai tipo ad occhi chiusi altre 100 volte. Mi piace tantissimo questo, sia questo che Gemini, però alla fine Androgyny è quello che dei due che mi piace lievemente di più, e quindi ho deciso di mettere Androgyny. Come gloss, ovviamente non potevo non mettere un gloss di Fenty Beauty. Io ce l'ho nella colorazione 01 Fenty Glow, non mi ricordo mai il nome. Mi piace tantissimo, tra l'altro l'ho comprato perché l'avevo visto appunto da Chiara ed è veramente bellissimo, cioè il gloss più bello della vita proprio, lo dovete avere assolutamente. Quando l'ho comprato io c'era già anche la versione rosata, li ho provati tutti e due, ma alla fine ho deciso di prendere il classico, anche se forse ripensandoci potevo prendere il mini classico con il mini illuminante e la versione rosata, ma ormai va bene, magari comprerò anche il mini e metterò quello in borsa e questo lo terrò a casa come tipo l'oro chiuso in cassaforte. Comunque non ho veramente dubbi, cioè è fantastico, mi piace tantissimo lo scovolino gigante, mi piace tantissimo la profumazione, mi piace tantissimo la resa sulle labbra, cioè guardate, è super lucido e poi non è di quelli appiccicosi che vi danno fastidio, insomma è veramente un super gloss, costicchia, ma se vi comprate questo secondo me non comprate nessun altro tipo di gloss e quindi comunque è una spesa che io, se fossi in voi, farei. Io la rifarei sicuramente. E ah, mi sono dimenticata, come, siccome è un prodotto che utilizzo poco, l'avevo messo lì da parte, come bronzer io ricomprerei sicuramente questo di Essence, che è il Sun Club, che credo che adesso si chiami diversamente, comunque io ne ho già uno nuovo, perché questo ha il buco, ma lo finirò tipo tra 3 vite. Ma siccome è il mio bronzer preferito in assoluto, proprio il mio bronzer della vita, e siccome ogni tanto Essence fa dei colpi di testa e toglie le cose fantastiche, non si sa bene perché, ne ho comprato un altro, a parte che poi profuma di cocco e che ve lo dico a fare, cioè, e comunque questo qui è davvero il mio preferito. Io non uso molto il bronzer, poi sono chiara, non mi piacciono mai, non mi convincono mai i bronzer, ma questo mi piace un sacco e quindi vi ho detto lo ricomprerei, l'ho già ricomprato e ne ho uno in un cassetto che non si sa mai che Essence sbrocca di testa e lo toglie dal commercio. Adesso vi ho fatto vedere davvero tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, andate a vedere anche quello di Chiara, mi raccomando, vi mando un mega bacione e ci vediamo al prossimo video.